Quanti fra i quasi 6 milioni di visitatori annuali dei Musei Vaticani, entrando qui dentro, capiscono il fascino di questo luogo? Così Antonio Paolucci introduceva al fascino di quello che chiamava il Museo dei Musei, l'immensa collezione vaticana che per 9 anni aveva guidato con sapienza e capacità indiscussa, proiettandola in campo internazionale, grazie alla profonda conoscenza dell'arte e alla rete di relazioni costruita in decenni di frequentazioni nel mondo della cultura. Dalla ricostruzione analogica di quello che era il giardino delle statue di Giulio II della Rovere, portava dentro la bellezza, compagna inseparabile di vita, ispirata dalla verità e cementata in secoli di storia. Oggi la sua scomparsa ad 84 anni nella Firenze che amava rivela improvvisamente il vuoto che un personaggio del suo calibro lascia. In un telegramma a firma del segretario di Stato, il cardinale Parolin, Papa Francesco ne ricorda il servizio generoso e competente ai Musei Vaticani svolto da apprezzato cultore dell'arte. Soprintendente a Venezia, Verona, Mantova e Firenze, ministro dei beni culturali, riconosciuto come uno dei più grandi museologi al mondo, possedeva la capacità di comunicare con passione e chiarezza, competenza e professionalità il valore di capolavori e opere del passato. Non solo divulgatore, ma vero e proprio intellettuale a servizio dell'arte, incantava per eloquio ed empatia. Grazie al suo lavoro sono rinati luoghi dello spirito come la Basilica di San Francesco ad Assisi e quella di San Benedetto a Norcia, ferite dal sisma. Rimangono i suoi studi e le sue chiacchierate televisive per TV2000 intorno ai tesori dell'arte sacra.